Grande successo per le giornate d'autunno del FAI organizzate dalla delegazione della Spezia. Più di 1500 le persone che hanno visitato il borgo di Vezzano Ligure alla scoperta di cosa rappresenta dal punto di vista storico, culturale e delle antiche tradizioni. Un borgo non più da guardare dal basso con gli occhi verso l'alto da chi percorre la bretella autostradale che porta alla Spezia, ma un borgo che le due giornate hanno fatto conoscere nella sua anima, perché ha offerto la sua vera identità in quanto chi lo visitava si è trovato di fronte a tanti numerosi eventi che hanno permesso di capirne l'essenza e la vera natura. Le giornate del FAI, come sempre, permettono ai visitatori di comprendere la vera bellezza del luogo, dalla chiesa Nostra Signora del Soccorso alla chiesa di San Sebastiano e Santa Maria, passando per mostre fotografiche, le cantine di Vezzano e anche il mercatino degli hobbisti. La gastronomia ha avuto un ruolo altrettanto da protagonista. Si è tenuta, infatti, in questo weekend, la terza edizione del concorso della torta di riso dolce, organizzata sotto il patrocinio dell'Accademia Italiana della Cucina. Vezzano, le prime attestazioni in cui viene nominata risalgono in realtà a un documento, ossia che viene scritto da Ottone I nel 963 per il vescovo di Luni, ad Alberto, dove appunto si cita Vezzano come cortes de Vezzano cum castro, ossia con il castello. Vezzano Ligure racchiude in sé un enorme patrimonio, storia, cultura, tradizioni, scorci meravigliosi, panorami mozzafiato. È veramente un borgo che ha una grandissima ricchezza e che i visitatori hanno saputo apprezzare durante queste giornate. Faccio parte della delegazione del FAI e desideravo dire che siamo veramente soddisfatti di questa giornata. Abbiamo avuto molti visitatori e alcuni non conoscevano questo meraviglioso paese.